Ciao, la volta scorsa avevamo visto come i materiali possono essere nuovi o riciclati tra un oggetto Grease Pencil e l'altro, quindi condivisi. Che succede se invece duplico un oggetto Grease Pencil? Quindi invece di creare una nuova Suzanne, premo maiuscolo D in Object Mode, sposto un po' e questa è di nuovo Suzanne 001, ma è una copia di quella originale ottenuta con maiuscolo D. Se vado a vedere i suoi materiali, sono sempre gli stessi, quindi questa volta non ha creato dei nuovi materiali, ma in questa seconda copia i materiali sono condivisi tra un oggetto e l'altro. Però sono due oggetti diversi perché l'ho ottenuto con maiuscolo D, quindi se vado in Edit Mode e faccio una modifica a questo oggetto, faccio una modifica solo al secondo oggetto e non al primo. Se invece creo la mia copia con Alt-D, allora quella che ho creato è un'istanza di questo stesso oggetto. Essendo un'istanza, esattamente come per le mesh, quello che faccio a una delle istanze avverrà anche a tutte le altre. Quindi, maiuscolo D copia l'oggetto, ma mantiene tutti i materiali, Alt-D crea un'istanza dell'oggetto e ovviamente anche i materiali sono condivisi. Però appunto attenzione, quindi anche per esempio nel caso dei layer, se vado a invertire l'ordine dei layer su questi oggetti, essendo delle istanze, si invertono su questi, ma questa essendo una copia, come vedete, ha i propri layer. Anzi, se io gli cambiassi i nomi, linee, per esempio in italiano, e riempimenti. Riempimenti. Come vedete, questi due hanno ancora fills e lines, questa copia ha linee e riempimenti. Se cambiassi nome, appunto, anche qui, lines 1, vedrei anche sull'istanza lines 1. Posso capire che è un'istanza da questo numerino 2 che mi dice che l'oggetto Grease Pencil è utilizzato in due oggetti, mentre invece questa è un oggetto Grease Pencil dal nome Suzanne 001 che è utilizzato solo qui. Quindi questi due oggetti contengono entrambi lo stesso oggetto Suzanne con i suoi layer. Quest'altra invece è una copia e quindi utilizza un oggetto Grease Pencil completamente diverso. Se vado a guardare i materiali, il singolo materiale, il materiale skin, possiede questo 2 per dire che è utilizzato in due oggetti diversi, in questo e in questo che ha anche delle altre istanze come questa. Quindi se facessi un ulteriore duplicato di quest'altro, questa volta l'ho fatto con maiuscolo D, ecco che questo è diventato 3, perché è utilizzato su tre oggetti. Questo è un oggetto di nuovo diverso, perché appunto l'ho modificato di nuovo, cambiamolo ancora in maniera da renderlo diverso anche da quest'altro, ed ecco quindi che qui Suzanne è usato in due oggetti, questi due. Questa è Suzanne 002, questa è Suzanne 001 e questa qui comunque usa il materiale skin che adesso è usato in tre oggetti, 1, 2 e 3. Quindi ecco qua di nuovo una spiegazione su questa questione della condivisione di parti, di elementi, quindi di materiali o del disegno vero e proprio su diversi oggetti Grease Pencil. Tutto questo può essere utile quando, per esempio, su una scena devo creare diversi elementi uguali, quindi, per esempio, non lo so, delle foglie che volano o appunto, non so, degli uccelli nel cielo, potrei utilizzare diversi oggetti Grease Pencil che sono uno la copia dell'altro, però posizionati in punti diversi della mia scena e in questo modo, anche se sono uguali, diventano degli elementi diversi sulla scena, ma posso permettermi di modificarne uno solo e di modificarli tutti quanti. Grazie e alla prossima.